tuoi rapporti con la donna, come sono? Ma questa non è una domanda un po' sfacciata, insomma. Cosa devo dire? Perché poi questa trasmissione la ascolterà anche Giulietta, quindi non so, è tutta censurato quello Parliamo che sto in per un dire. senso astratto, naturalmente. Il rapporto Federico-donna? Beh, il rapporto Federico-donna, Federico come regista, come autore delle sue cose, basta così ricordare i film che ha girato e i personaggi femminili dei suoi film, delle sue creature, delle sue invenzioni. Perciò parte dalla sposina dello Scicco Bianco, alla sposina dei Vitelloni, a Gelsomina della Strada, non so, a Cabiria, delle notti di Cabiria, via via, fino ad arrivare alla Città delle Donne, cioè figure femminili dolcissime, poetiche, e poi nello stesso tempo altre figure femminili esasperate. Come nella Città delle Donne, come in Casanova, con questo gusto del grottesco e della caricatura, quasi a nascondere un autentico rapporto tenero nei riguardi del personaggio femminile. I miei rapporti con la donna sono molto fortunatamente ancora totalmente confusi. Proietto sulla donna una tale serie di immagini, di possibilità, di attese, di compensi e nello stesso tempo di giudizi su di me. Per cui il rapporto mi sembra estremamente stimolante. Io poi faccio anche una professione, diciamo questa parola, questa definizione abbastanza infame, una professione d'artista, per la quale quella componente che deve necessariamente restare adolescenziale, mi pare, e che l'artista gelosamente conserva e protegge, ha nel rapporto con la donna appunto una costante adolescenzialità. Sei mai stato felice? Come si fa? Ah, non lo so, io penso che quando uno è felice non lo sa, insomma, non c'è consapevolezza di uno stato così di pienezza esistenziale. Non credo che si possa rispondere consapevolmente a questa domanda, insomma. Perché nel momento in cui uno realizza che è felice, già non lo è più, insomma, no? Ma se Posso dirti qua. ricordi un momento di grazia, così di contentezza, ti hanno dato degli Oscar a No, ripetizione. quelle no, non posso proprio identificare nelle cerimonie, nelle premiazioni, un momento di infelicità, anzi, sono momenti se non di infelicità, di grande disagio, di grande imbarazzo. Imbarazzo. Da sempre, tutto quello che a un certo momento tentava di portare così i riflettori sulla mia persona, pubblicamente, in un'atmosfera così di cerimonia, mi ha sempre provocato un profondo disagio, Ma una vera infelicità, proprio chi lo sa. una serata, un incontro, una persona, un'attesa, che ne so. In generale sono abbastanza contento quando agli appuntamenti la persona non viene. Sembrerà così una pretesa di stravaganza, ma credo che quella specie di ebbrezza che mi prende quando ho visto che sono passati 10 minuti, io sono molto puntuale agli appuntamenti, vado anche un po' prima. Dopo 10 minuti d'attesa, passata così nervosamente, ecco, la speranza che la persona non venga, anche stamattina per esempio, speravo che la macchina non arrivasse, che ci fosse stato un malinteso, e quindi perché credo che ti piomba addosso un tempo improvvisamente regalato, vuoto, che è il massimo della vera, autentica forma di vita regalata, perché da un certo punto di vista sei in pace con te stesso perché avevi fatto il tuo dovere e quel tuo tempo era stato disposto per quell'incontro. Dall'altro l'incontro non è venuto. E quindi c'è un tempo ideale, c'è cioè proprio la libertà totale. Ma i tuoi svaghi, i tuoi piaceri, quali sono? Mi svaghi. Ma insomma, lavorare è un grande svago. Adesso non vorrei sembrare così trombonesco e retorico, ma mi sembra che essendo il mio lavoro, che non posso neanche chiamare lavoro, perché definirlo lavoro mi sembra già di buttarci sopra una luce di fatica, di un qualche cosa di obbligato che invece non ha affatto. Essendo comunque la mia attività mi sembra così coincidente con quelle che sono state le premesse psicologiche, fisiologiche, di destino. Che cosa ti consola e che cosa ti fa disperare?
Mi consola. Ma l'apparizione di una bella creatura è sempre motivo così di conforto. La lettura di un bel libro. Essere anche così in un relativo accordo con me stesso, insomma, sentirmi qualche volta assolto, non così voltando le spalle ai problemi, ma insomma convivendo insieme ai problemi, ha per me un aspetto consolatorio. Quello che mi dispera, che mi fa disperare certe volte, è proprio lo stupido prepotente, insomma, vedere come la stupidità venga incoraggiata, venga premiata, venga indicata ad esempio, insomma, l'ignoranza venga proposta come una conquista. Ecco. Questi aspetti qui del sociale insomma, o dei rapporti di relazioni molte volte assumono proprio i colori della disperazione. Insomma. Quale personaggio di ieri o di oggi ti piace? Mannaggia, queste domande io non so mai rispondere con l'esattezza che si desidererebbe. Ma non te lo so dire, dovresti hai mai avuto dei modelli? Dei modelli? Qualcuno a cui ma immediatamente vive in me, romagnolescamente un po', ma anche molto bambinescamente, una forma di contestazione perenne, che è proprio contro i modelli, insomma, immediatamente un modello mi sembra qualcosa non da imitare, ma da fuggire. Da questo respingere. Sono rimasta una componente monellesca, che vedo che non riesco a sopprimere, per cui la domanda che mi hai fatto prima, quali sono i personaggi che... Quelli che non ti piacciono, tu hai in qualche modo denigrato Casanova rispetto alle mentalità della gente. Ma sì, ma lì, lì era un misterioso e inconscio marchingegno al quale io ho dovuto sottostare a un certo momento per trovare col film un certo rapporto. Siccome non riuscivo a trovarlo sul piano dello slancio affettivo, sulla solidarietà, sulla simpatia, per provocare un qualunque sentimento che bene o male mi ricaricasse di energia, mi sono inventato una profonda antipatia che di fondo nasceva soltanto dal fatto di aver letto un libro che non mi piaceva, ecco, insomma, di aver letto un libro che avrà tantissimi valori, ma non secondo me quelli letterari o della fantasia. Ti piacciono gli eroi? Ma sai, io appartengo a una generazione per cui gli eroi sono stati proposti in una maniera così inflazionata da destare sospetto. Insomma, non... Eravamo circondati da eroi, continuamente invitati ad essere eroi. Siccome poi il destino dell'eroe è quello di fare una fine sempre tragica, non mi sembra, appunto, tornando al solito discorso dell'infanzia, che è la condizionatrice di tutto, condizionante di tutti noi, avevo molta diffidenza, perché sapevo che essere eroe voleva dire morire poi alla fine, morire tragicamente. Un eroe, e poi finire anche marmorizzati, in bronzo, in ferro, esposti alla neve, alle cacatine dei piccioni. C'era un eroe a Rimini a cui avevano fatto un gran busto, e non so bene quale impresa eroica avesse fatto. Ecco, quell'eroe lì godeva un pochino più la nostra simpatia di ginnasiali, perché aveva sulla spalla una vittoria con un gran sederone mezzo scoperto e col seno che gli poggiava vicino al mento. Allora andavamo a guardarlo, insomma, ecco, quell'eroe lì ci sembrava un pochino meno tragico, insomma, ecco, meno infelice degli altri. Certo, un bel peso c'aveva sulle spalle, ma comunque era meno drammatico di altri eroi col petto in fuori, circondati da baionette, da granate, con attorno tutta una corona di altri eroi più piccoli che si minacciano col fucile. E vanno all'assalto. E i santi? Ma sono italiano, quindi anche lì una specie di, così, di florilegio, di figure santificate, beate. Ma ci sono alcuni santi che così, almeno per quello che se ne è letto, si è saputo, suscitavano una certa simpatia. Giuseppe da Copertino, quel santo che era una specie di aliante, no? che volava in chiesa, si sollevava così nelle sue ascesi da Aquilone. San Francesco è un santo verso il quale da sempre è andata fervorosamente un atteggiamento di fiduciosa simpatia per la sua vita così da hippie, ante litteram, da vagabondo.